Ci sono decisioni che possono cambiarti la vita in un momento. Lo sa bene Giulia Michelini, che rimasta incinta a 19 anni si è trovata a dover scegliere tra abortire o tenere quel bambino, frutto di una relazione con un uomo di qualche anno più grande di lei. Quando ho scoperto di essere incinta, onestamente non pensavo di tenerlo, ha rivelato tempo fa a Vanity Fair, ricordando quel periodo difficile della sua adolescenza. Aveva appena iniziato a recitare e quella gravidanza non era proprio in programma. Tutti, i miei genitori in testa, mi dicevano che mi sarei rovinata la vita, ricorda l'attrice romana. Era giovane Giulia e anche confusa come ogni ragazza della sua età, ma alla fine, proprio quando toccava a lei sottoporsi a quell'intervento, decise di alzarsi e andare via. Avrebbe tenuto quel bambino nonostante fosse consapevole che avrebbe dovuto crescerlo da sola. Una scelta che l'ha portata a diventare mamma giovanissima di Giulio Cosimo, oggi splendido dodicenne, contro la volontà dei suoi stessi genitori, anche se poi quel pancione che cresceva ha sciolto anche i loro cuori. Mio figlio, racconta oggi, è la luce dei loro occhi, non so come farebbero se non ci fosse e non so come farei io senza di loro, perché mi hanno aiutata tantissimo. Se tornasse indietro, certamente Giulia rifarebbe la stessa scelta. A quell'età, ricorda, non desideravo un figlio, volevo indipendenza, sentirmi libera di andare come un treno, ma questo bambino, dandomi un peso specifico, credo che mi abbia salvato la vita, ha allontanato la mia parte autolesionista. Senza di lui è probabile che mi sarei persa. Una storia davvero bellissima quella di Giulia, salvata dall'amore e dalla vita.